Questa mostra vuole raccontare le varie capacità creative di Buzzatti, perché il Buzzatti pittore, il Buzzatti giornalista, il Buzzatti scrittore erano più o meno noti, ma questa mostra vuole portare fino a quella che è l'ultima evoluzione di Buzzatti. È considerato uno degli scrittori più importanti del Novecento. Dino Buzzati, bellunese trapiantato a Milano, è stato anche giornalista, poeta, drammaturgo, costumista, ma anche pittore. E la mostra aperta a Palazzo Giacomelli vuole raccontare in particolare questa sfaccettatura di una vita dedicata all'arte, sia declinata negli scritti come nei reportage per il Corriere della Sera, sia nelle tavolozze prodotte sin dalla tenera età. Una ricerca continua della fusione tra l'arte letteraria e quella pittorica. L'ultimo quadretto che abbiamo in fondo a destra è proprio quel tentativo finale che lui metterà in pratica soprattutto con il poema Fumetti e con i Miracoli di Valmorel e con Disegno quadri particolari in cui ormai scrittura e pittura si fondono. Dall'Uomo Romantico, primo quadro firmato nel 1924, al Vecchio Professore, una china del 1969, nella prima delle due sale allestite si scopre un tratto visivo piegato ai particolari della parola scritta, che, per non prevalere sul tratto pittorico, diventa enigmaticamente rovesciata nella casa piccolissima dove le parole sono il vestito di Maria Pia all'interno di uno scrigno dove Buzzati descrive come siano custoditi i segreti fanciulleschi di quando da bambini costruivamo il nostro piccolo paradiso nella capannuccia di Frasca. Un percorso di immagini che più che catturare gli occhi stimola l'anima del visitatore, ennesimo buon motivo per visitare Treviso, ma anche il Veneto. Su questa mostra investiamo molto perché riteniamo che la strategia di promozione del territorio passi per le province, non solo per delle località singole, perché contiamo molto nel valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Anche la cultura è un'eccellenza, nel caso specifico di Dino Buzzati.